elezioni, il Polesine premia il centrodestra. Valeria Mandovan vince a Portoviro contro Maura Veronese, sindaco uscente, spostando l'asse della città completamente verso la destra, grazie all'accordo con la Lega. E il Polesine, a queste ultime comunali, è tutta del centrodestra. A taglio di Po ce l'ha fatta Laila Marangoni. Al terzo tentativo è riuscita a portare via il comune al PD, che era al governo da 10 anni. Il resto è andato tutto secondo le previsioni della vigilia, a partire dalla conferma a stragrande maggioranza di Giovanni Rossi a Badia Polesine e di Giuseppe Tasso a Fratta Polesine. Infine, Natale Pigagliani, sindaco di Giacciano con Baruchella, per la quarta volta, con l'80% delle preferenze, mentre a Lusia è confermato Luca Prando. A tutti i sindaci, quelli nuovi e quelli confermati, in bocca al lupo dalla voce di Rovigo e Rovigo in diretta. Silvia Menon si dimette dal consiglio di Rovigo. Ho dato le dimissioni per motivi personali, ha spiegato l'oramai ex consigliere dell'omonima lista. A questo punto della mia vita ho altre priorità a cui pensare. Sono contenta che non dipendo dalla politica né economicamente né psicologicamente. Al mio posto entrerà Tiziano Menon, che da sempre si impegna nel volontariato e che saprà esercitare egregiamente il ruolo di consigliere comunale. Silvia Menon, candidata sindaco alle ultime due elezioni comunali, era entrata in consiglio insieme ai consiglieri Mattia Milan, Marco Bonvento e Damiano Sette. Era la sua terza esperienza nell'aula di Palazzo Nodari. Schianto tra 3 auto a Polesella. Incidente nella mattinata di lunedì 13 giugno a Polesella, all'incrocio tra la statale 16 e la provinciale che conduce poi al ponte Perrò Ferrarese. Coinvolte in tutto 3 auto in un tamponamento a catena piuttosto violento. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del SUEM, con anche il medico, il personale dei vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri. Ad avere la peggio, una persona diversamente abile è rimasta incastrata nella sua auto, liberata grazie ai pompieri che hanno consentito quindi il trasporto in ospedale da parte del SUEM con la massima celerità possibile. Non è grave. Le imprese assumono, i candidati scarseggiano. L'83% delle imprese venete vuole assumere nei prossimi 6 mesi, ma di queste l'88% non riesce a trovare personale. Il paradosso emerge da un'indagine condotta nelle ultime settimane da Forema, ente di formazione di Assindustria Veneto Centro, diretto da Matteo Sinigaglia. Il sondaggio è stato condotto su un campione di 208 intervistati tra H&R, manager, imprenditori, responsabili di funzione. Una ricerca coordinata da Roberto Baldo, responsabile delle attività finanziate di Forema. Maurelli, dalle Olimpiadi alla libreria. Tra un allenamento e l'altro, tra una gara e l'altra, la ginnasta polesana Alessia Maurelli ha trovato anche il tempo di scrivere un libro, un romanzo di 203 pagine intitolato Vola come una farfalla, scritto a 4 mani insieme a Giovanni Seltralia per la collana Il battello a vapore, editore PM. Si tratta di un romanzo la cui protagonista è Vittoria, ginnasta per passione, una trama sicuramente autobiografica.